Ciao ragazzi e benvenuti su Dankat Model per un nuovo video dedicato al Mirage 3 in scala 1.48 della Edward in versione Limited Edition. Limited Edition perché il kit, oltre alle solite stampate in plastica più le lastrine fotoincise, presenta alcune parti in resina che ci permettono di realizzare su alcuni esemplari la versione del motore aggiornata all'ADAR 9C, oggetto di questo video. Bene, io vi lascio le immagini. Se il video vi è piaciuto, lasciate like e scrivete i commenti sotto. A dopo! Bene, iniziamo il montaggio dal cockpit e dal vano carrelli anteriore, che sono solidali fra di loro. Come al solito mascheriamo la parte interna dei vetrini usando del nastro d'amia per poi poter colorare gli interni in nero. Terminata la fase di mascheratura, sono passata alla colorazione dei vani carrello, del cockpit e dei frame interni. Una volta terminata la colorazione, per esaltare i particolari, effettuo un dry brush con colori ad olio. Eliminerò poi il colore in eccesso tramite un cotton fioc. Come consuetudine ormai, la Edward fornisce una lastrina di fotoincisioni per realizzare il pannello strumenti del kit. Per realizzare l'effetto dei vetrini invece uso il glass coat.
Prima di incollare le due semifusoliere va rimossa la parte posteriore per poter permettere successivamente il montaggio dei pezzi relativi allo scarico del motore ATAR 9C. Ok, una volta terminati tutti i lavori preliminari è possibile incollare le due semifusoliere e le ali. Incollata la fusoliera, posiziono nella parte posteriore primo dei vari pezzi in resina che permettono di realizzare la modifica relativa all'ATAR 9C. Con l'aiuto di una dima e di un incisore recupero tutte le pannellature che sono venute via dopo la stuccatura e la successiva carteggiatura. Davanti al vano carrelli anteriore è presente un faro di atterraggio. Il kit dell'Edward per realizzarlo fornisce un trasparente, tuttavia, quando applicato, rimane un vuoto che non rispecchia assolutamente la realtà. Per ovviare a questo problema, ho cercato di realizzare con del plastica trasparente la parabola del faretto. Questo è il vuoto di cui vi parlavo e che si crea se non interveniamo con la modifica. Questo invece è l'effetto che si ha con la modifica apportata. Un altro problemino che ha il kit è rappresentato dallo spessore delle ruote, che risulta esiguo rispetto al vero. Per spessorarle, il lavoro è abbastanza semplice, basta usare del plasticard. L'unica accortezza è quella di crearsi un riscontro per l'allineamento, visto che per allinearle andranno persi tutti i riferimenti presenti nel kit. A tal proposito ho usato un stuzzicadenti come dima che mi ha permesso di allineare perfettamente le due semiruote.
Centrato l'allineamento, basta rimuovere il plasticard in eccesso e lisciare di nuovo tutto e reincidere il battistrada che ci siamo mangiati con la lisciatura precedente. Continuiamo il dettaglio realizzando i cavi delle gambe del carrello, per le quali ho usato del filo di stagno. Una volta testata la bontà delle stuccature con una mano di primer, inizia la colorazione vera e propria dal timone di coda, che ha il caratteristico colore bianco e rosso. Per riprodurlo ho inizialmente passato una mano di bianco, poi dopo aver mascherato ho steso il rosso. Per evitarmi un lungo e noioso lavoro con le decals, ho colorato preventivamente anche le linee di camminamento. Bene, terminati i passaggi preliminari della colorazione ed effettuate le relative mascherature, iniziamo col pre-shading. Passando alla colorazione vera e propria, iniziamo dalle pance. Il sotto era in Federa Standard 35622, per il quale ho usato un colore della HK Real Color, precisamente l'RC241. Lo stesso colore poi è stato schiarito con bianco e scurito più volte per creare gli effetti di usura. Iniziamo la mimetica a tre toni della parte superiore, stendendo il colore più chiaro, il sabbia, per il quale ho utilizzato l'XF55 Tamiya.
Anche in questo caso i colori sono stati schiariti con il bianco per variare i toni della mimetica. Mascherato il modello con il Patafix, sono passato a stendere il verde, per il quale ho usato un mix composto da Lacquer Paint Tamiya 31 due parti più XF71 una parte. Ultimo il tono di marrone ottenuto mixando l'XF59 due parti, l'XF64 due parti e l'XF2 una. Come vi ho detto prima, il kit Edward consente di realizzare un paio di versioni equipaggiate con il motore ATAR 9C, fornendo a tal scopo delle parti in resina, che ho colorato usando per gli interni il magnesio dell'Alclad. Ho quindi simulato le sporcature e le bruciature con pigmenti o con matite.
Eccoci ai lavaggi che ho effettuato con il solito pannellaio in Tamiya nero per la parte sotto, marrone per la parte superiore. L'eccesso di colore lo rimuovo come sempre, bagnando la superficie con White Spirit e poi passando un panno a strofinare. Per la colorazione delle gomme invece ho usato un mix sempre da mia composto da XF63, 64 e XF1 al quale ho aggiunto il flat base XF21 mixati in parti uguali. Ed è arrivato il momento delle decals. Quelle del kit sono realizzate dalla Cartograph, sono di buona fattura, reagendo bene ai liquidi ammorbidenti Microsol e Microset. Il soggetto rappresentato è il Mirage 3 numero 778, appartenente al 101 Tyeset, basato ad Azdor nel 1972. Equipaggiato con un ATAR 9C, aveva totalizzato 8 kill durante la guerra dei 6 giorni e durante la guerra dello Yom Kippur. Terminata l'applicazione delle decals, incolliamo gli ultimi particolari ed i carrelli per terminare il modello.
ragazzi, il video finisce qui. Voi fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuto, se anche voi state pensando di realizzare questo modello o se l'avete già realizzato, quali problemi avete riscontrato, eccetera. Naturalmente, se vi è piaciuto, mettete like. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!